non credo che insomma sarebbe andata così bene, no? Nel suo immaginario. Quindi una risposta ottima dopo la sconfitta di Venezia e soprattutto ha trovato un grande Saponara lì sulla sinistra, però una squadra che collettivamente ha giocato alla perfezione. Poi per parlare della ciliegina di Vlahovic che insomma mette tutto a posto. Ma venivamo da due sconfitte, volevamo una partita del genere, prestazioni ottime le avevamo già fatte vedere contro Inter e Napoli in casa. Oggi dovevamo ripartire, avevamo bisogno di muovere la classifica, di far punti e chiaramente la risposta dei ragazzi è stata eccezionale, a livello generale tutti grande prestazione, sono felice per Saponara, la prima da titolare, mi dispiace per quella palla che è picchiata sulla traversa, però la prestazione è stata ottima da parte di tutti e sono queste le prestazioni che dobbiamo ricercare perché quando hai massima attenzione e massima determinazione poi alla fine ottieni questo che abbiamo ottenuto oggi. La Fiorentina non sa pareggiare, adesso la prossima sarà la partita con la Lazio all'Olimpico. Un esame di maturità, come si vince lì? Ma come ci è capitato nelle settimane precedenti, subito dopo una vittoria, tocca preparare velocemente un'altra partita ravvicinata, quindi gioire poco, preparare già da domani una partita difficile come quella di Roma, contro una squadra forte, contro un allenatore forte, contro una squadra che si sta confermando una delle migliori in Italia, quindi già da domani preparare questo turno infrasettimanale era importante iniziare bene il trittico con una vittoria, l'abbiamo fatto e andare avanti, le prestazioni dobbiamo cercare di alzare il livello, oggi l'abbiamo fatto perché se vogliamo competere con tutti è questo il cammino che dobbiamo intraprendere. Veronica Baldaccini, Sky Sport, buonasera. Fra le tante belle istantanee di oggi, quella che resta che colpisce sicuramente è l'abbraccio fortissimo di Vlahovic verso di lei. Ci aiuta ad interpretarlo anche alla luce ovviamente del momento della squadra, ma del momento del ragazzo. Che cosa c'è in quell'abbraccio e se magari all'orecchio le ha bisbigliato qualcosa. Grazie. Ma nell'abbraccio c'è il fatto che un allenatore quando vede un po' in difficoltà la squadra, i suoi giocatori, cerca di stimolare, cerca di stare vicino, cerca di anche con qualche parola diversa di motivare la reazione, di motivare quello che può essere una grande prestazione da parte loro. A me piace parlare con tutti, con lui in particolare perché è il nostro terminale offensivo, è quello che a me piace la battuta del grande Boskov, come gioca punta, gioca squadra, quindi questa gliela ripeto spesso e sa benissimo che nel momento in cui lui si esprime in questo modo la squadra ne trae vantaggio. Quindi sono contento dell'abbraccio generale perché venivamo da due sconfitte, le sconfitte tolgono serenità, minano certezze e oggi ripartire per noi era molto importante. Buonasera mister, complimenti. Una domanda sui due Buonasera. esterni. Oggi ha giocato Nico Gonzalez a destra, Saponara a sinistra, anche perché ultimamente avevamo visto Callejón. Cosa cambia per l'argentino quando gioca dall'altra parte? Che cosa le chiede diverso? E se su questo tipo di impostazione ci state lavorando da tempo, prima poi di vederla in campo? Grazie. Ma su questo ci stiamo lavorando perché Gonzales ha nelle corde il tiro in porta, ha il fatto di poter entrare dentro al campo in conduzione, ha di poter giocare sotto la punta e nel momento in cui viene dentro può essere pericoloso. Lui abbiamo visto che sul binario è bravo, attacca la profondità, sa mettere palloni dentro pericolosi.
ma un giocatore della sua bravura non può limitarsi solamente a quello, e stiamo provando altre soluzioni come quelle che avete visto oggi, e oggi ha risposto alla grande, perché soprattutto su un traversone è arrivato a colpire di testa, quindi a riempire l'area di rigore, che è quello che ricerchiamo, e ha fatto praticamente quello che dovevamo fare oggi e che avevamo provato, quindi soluzioni che è bello provarle e poi rivederle in campo durante le partite. Questo è lavorare, questo è avere l'attenzione, questo è essere applicati, e oggi siamo riusciti a farlo per bene. Salve mister.